Uscivo spesso nelle belle giornate a dipingere, ma lavoravo soprattutto in casa, nello studio o sulla terrazza. Dipingevo molte nature morte e facevo spesso posare i ragazzi che avevano preso l'abitudine di venirmi a trovare e mi giravano tutto il giorno per la casa. Avrei voluto dipingere anche i ritratti dei contadini, ma gli uomini avevano da fare nei campi e le donne se ne schermivano, per quanto lusingate dalle mie richieste. Anche la Giulia, se le chiedevo di posare, non aveva mai tempo. Capii che c'era qualche oscura ragione che la impediva. La Giulia mi considerava il suo padrone e non avrebbe detto di no a nessuna mia domanda, anzi spesso, con estrema naturalezza, prendeva l'iniziativa di servigi che non avrei mai pensato a richiederle. Avevo fatto venire da Bari una bigoncia di ferro smaltato per farci il bagno e la mattina la portavo nella mia camera da letto per lavarmici, chiudendo la porta della cucina dove la donna col suo bambino stava in faccende. La cosa pareva molto strana alla Giulia, che un mattino aprì la porta e senza mostrare di scandalizzarsi della mia nudità, mi chiese come mi fosse possibile fare il bagno senza che nessuno mi insaponasse la schiena e mi aiutasse ad asciugarmi. Non so se fosse stata abituata dal prete a questo servigio o se fosse un'antica tradizione venuta dai tempi omerici, quando le donne lavavano e ungevano d'olio i guerrieri. Ma certo da allora non potei evitare che la mia schiena fosse insaponata e massaggiata dalle sue dita ruvide e robuste. La strega si stupiva, anche, che io non le chiedessi di fare l'amore. «Sei ben fatto», mi diceva, «non ti manca nulla». Ma non insisteva né diceva niente di più, abituata in questo a una animalesca passività, e rispettava la mia freddezza, che doveva certamente avere le sue ragioni misteriose. Si limitava tutto il più a lodare le mie bellezze. «Quanto sei bello», diceva, «quanto sei bello grasso». L'essere grasso è qui il primo segno della bellezza, come nei paesi d'Oriente. Forse perché per raggiungere la grassezza, impossibile ai contadini denutriti, è necessario essere signori e potenti. La Giulia, dunque, era disposta per me a qualunque servigio. E tuttavia, quando le chiedevo di posare, che le avrei fatto il ritratto, si rifiutava come di cosa impossibile. Capii allora che la sua ripugnanza aveva una ragione magica ed essa stessa me lo confermò. Un ritratto sottrae qualcosa alla persona ritratta, un'immagine, e per questa sottrazione il pittore acquista un potere assoluto su chi ha posato per lui. E questa è la ragione inconsapevole per cui molta gente ripugna anche dal farsi fotografare. La Sant'Arcangelese, che viveva addirittura nel mondo della magia, aveva paura della mia pittura, e non tanto perché io potessi adoperare la sua figura dipinta, come una statua di cera, per qualche malvagia stregoneria ai suoi danni, quanto proprio per l'influsso e la potenza che io avrei esercitato cavando da lei un'immagine, come lo esercitavo certamente su persone e cose, e alberi e paesi, con le pitture che andavo facendo ogni giorno. Capii anche che per vincere questo suo timore magico avrei dovuto adoperare una magia più forte della paura, e questa non poteva essere che una potenza diretta e superiore, la violenza. La minacciai dunque di batterla e ne feci l'atto e forse anche qualcosa di più dell'atto. Le braccia della Giulia, del resto, non erano certamente meno robuste delle mie. Appena vide e sentì le mie mani alzate, il viso della Giulia si coprì di uno sfavillio di beatitudine e si aperse di un sorriso felice a mostrare i suoi denti di lupo. Come prevedevo, nulla era più desiderabile per lei che di essere dominata da una forza assoluta. Divenuta a un tratto docile come un agnello, la Giulia posò con pazienza e di fronte agli argomenti indiscutibili della potenza, dimenticò i ben giustificati e naturali timori. Così potei dipingerla, col suo scialle nero che le incorniciava l'antico viso giallo di serpente. La dipinsi anche in un grande quadro, sdraiata con il suo bambino in braccio, se c'è un modo di essere materno, dove non traspare nessun sentimentalismo. Questo era il suo, un attaccamento fisico e terrestre, una compassione amara e rassegnata. Era come una montagna battuta dal vento e solcata dalle acque, da cui sorgesse una collinetta più verde e gentile.
Il bambino della Giulia era rotondo, grassoccio, di temperamento docile e bonaccione. Parlava ancora poco e io capivo pochissimo quello che diceva quando trotterellava tra le mie stanze inseguendo Barone. Con Barone spartiva i fichi secchi, le fette di pane e i dolci che gli regalavo. Nino si rizzava in punta di piedi e alzava la mano il più alto possibile, serrando fra le dita il suo bene, perché il cane non ci arrivasse. Ma quello era più grande di lui e, giocando e saltando allegro e attento a non fargli male, gli rubava i fichi di mano. Quando Barone si sdraiava in terra, il Nino gli si coricava addosso e giocavano insieme. Poi il bambino si addormentava, stanco di giochi, e il cane restava immobile sotto di lui, come un cuscino, e non osava neppure tirare il fiato per non svegliarlo. Così rimanevano per delle ore sul pavimento della cucina. Malgrado le occupazioni e il lavoro, i giorni passavano nella più squallida monotonia, in quel mondo di morte, senza tempo né amore né libertà. Una sola presenza reale sarebbe stata per me mille volte più viva che le infinite, pullulanti presenze degli spiriti incorporei che rendono più greve la solitudine e ti guardano e ti seguono. La continua magia degli animali e delle cose pesa sul cuore come un funebre incanto. E non ti si presentano, per liberartene, che altri modi di magia. La Giulia mi insegnava i suoi filtri e gli incantesimi d'amore. Ma che cosa è più contrario all'amore? Espansione di libertà, che la magia, espressione di potenza. C'erano delle formule per incantare i cuori delle persone presenti, altre per legare i lontani. Una, che Giulia assicurava particolarmente efficace, serviva per le persone al di là dei monti e dei mari, lontano di qui, e le trascinava, perché, abbandonando ogni altra cosa, tornassero spinte da amore e venissero al richiamo. Era una poesia dove i versi espressivi si alternavano a quelli assurdamente stregoneschi, secondo le regole magiche. Diceva: «Stella, da lontano te guardo e da vicino te saluto. Una faccia te vedo, una bocca te sputo. Stella, non face che ha da morì, face che ha da tornà e con me ha da restà». Bisogna pronunziarla stando sull'uscio di casa, la notte, e guardando una stella, che è quella a cui ci si rivolge. L'ho provata qualche volta, ma non mi è servita. Stavo appoggiato alla porta con Barone ai miei piedi e guardavo il cielo. Ottobre era passato e nell'aria nera brillavano le mie stelle natali, le fredde stelle lucenti del Sagittario. In quest'ozio del sentimento, carico di parole senza risposta, in questa solitaria noia zodiacale, arrivò in quei giorni all'improvviso una lettera dalla questura di Matera. Mi si permetteva di recarmi per qualche giorno a Grassano per finirgli dei quadri, a condizione che io stesso provvedessi a pagare il viaggio di andata e ritorno per me e per i carabinieri che dovevano accompagnarmi. Era la risposta ad una mia domanda, di cui mi ero ormai completamente dimenticato.